domanda al cinema comincia il mercoledì. Ha iniziato Eclipse la settimana scorsa. Adesso l'altro grande film dell'estate è Toy Story 3 ed esce il 7 di luglio. Un appuntamento da non perdere, perché questo numero 3 è il migliore capitolo della serie dei Toy Story. Giocattoli dal cuore grande, immenso, destinati a far ridere i più piccoli e commuovere i più grandi. Il tutto in un 3D naturale e perfetto. Non capisci? Siamo finiti, obsoleti, siamo in declino! Ragazzi, lo sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato. Verremo buttati via? No, nessuno verrà buttato via. Non gioca mai nessuno con noi. Calma, non è il momento di essere isterici. È il momento perfetto per essere isterici. Dovremmo essere isterici? No. Sì. Forse, ma non adesso. Su, vediamo quanto ci quotano su eBay. Che fine ha fatto Osama Bin Laden? Venerdì 9 luglio, le altre uscite. Il docu-fiction, che fine ha fatto Osama Bin Laden? Progetto nel quale il regista di Super Size Me attraversa i punti più caldi del pianeta chiedendo notizie sul terrorista ricercato numero uno al mondo e ricevendo risposte a dir poco anticonvenzionali. È diverso da qualunque posto io abbia visto. Ci sono 21 persone con il fucile. Se sapesse dove lo consegnerebbe per 25 milioni? Quando domandiamo, ehi, lo sapete dov'è Osama? Indicano sempre. Vuoi venire a cercarlo con me? No? Che fine ha fatto Osama Bin Laden? Yuhu! Osama! Vuoi sposare? È italiano invece il drammatico Dopo quella notte, opera prima che narra la storia di un gruppo di amici alle prese con l'elaborazione del lutto per la morte di uno di loro. Io non posso aiutarla se lei non inizia a risolvere i suoi problemi alla base. Questo è quello che credo non riuscirò a spiegarmi mai. Siamo liberi, siamo vivi. Ti amo! Tua gioia che diventa anche mia. Si tratta di una commedia e tutta americana, laureata e adesso, ovvero il difficile ritorno in famiglia di Raiden, una bella e giovane laureata in cerca di un lavoro e soprattutto di capire che direzione prenderà la sua vita. Oh no, no 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 no, aspetta. E adesso? Ciao mamma. È tornata. No. Lottare con una famiglia di pazzi. Sono disoccupata e vivo con i miei. E con un amico del cuore, pazzo di lei. Ma hai i piedi freddi? Ho sempre i piedi freddi, ho la circolazione di un ottantenne. Eccitante. Rischia di essere un lavoro a tempo pieno. Tutti i miei compagni si stanno realizzando, io invece mi sento una fallita. Ancora un po'? Oh! Arrivederci a giovedì prossimo, naturalmente su Primissima.